Allora, una cosa veloce, abbiamo rivisto l'impianto idrogeno nel BMW. Nel BMW perché le cose non erano come volevo. Innanzitutto c'erano delle perdite. Ho usato questi raccordi che sono molto migliori, praticamente per spiegare la cella, quella è l'entrata dell'acqua, che va lì sotto. Da qui torna su, lavora dentro la vasca, dalla vasca esce, fa il giro, va a finire in questo raccordo. Questo serve per nel caso che ci sia nelle curve possa entrare l'acqua. A questo punto il gas, poi male che va, ogni tanto si leva con la siringa, dal di qua va a finire nel bulbo, nel filtro. Il filtro qui l'ho lasciato vuoto, in modo che va giù e l'aria esce, il gas esce di qua. Adesso vediamo se inquadra bene la macchina, ecco, ok, e va giù attraverso il tubo qui sotto. Questo tubo qui sotto fa questa percorrenza e va a finire nell'aspirazione, che qui si raccorda con questo, perché non ho voluto toccare l'attacco di sotto qui sotto non ho voluto ritoccare la valvola di non ritorno che si vede, eccola lì. E quella va davanti, va sotto l'aspirazione, sotto il motore. Non so se si vede, forse no, non si vede. Vabbè, sì, si vede laggiù in fondo. Ecco, praticamente i cavi sono tutti collegati al discorso di sicurezza, relay contro relay, fusibile contro fusibile, eccetera. E qui mi raccomando, legate tutto bene. Questo qui è un fischio che servirà a ricordare che la macchina è in moto, che c'è energia soprattutto alla cella, che si vede chiaro e tondo lì. Niente di speciale, praticamente è solo un po' rivisto, un po' migliore nel senso di perdite, perché c'era qualche perdita. Adesso qui c'è questo cavo in mezzo che impedisce la chiusura, chiudere il bauletto così. Questa qui è una ventola di raffreddamento, come sapete, gli scarichi sono esterni qui in modo che la ventola raffreddi la cella, ma la cella non si scalda. Questa è la di 2000, non scalda, la 3000 scalda. E poi ho fissato tutti i cavi di collegamento, diciamo un po' così con le fascette. Adesso metterò un nastro per coprire un po', per abbellire un attimino. E tutto fermo. La cella è stata fissata con queste due fascette qui, un po' grosse, in tiro, non si muove. Fusibile della ventola. È fusibile che dà anche il segnale. Poi c'è quest'altro fusibile qui che eventualmente dovesse saltare, diciamo, si blocca tutto quanto. Poi i rispettivi fusibili. Adesso metteremo a posto anche la parte qui davanti. Cambieremo questa centralina qui, chiamo questo interruttore, quello è un interruttore di spegnimento, accendimento, perciò sarà fatto un secondo lavoro. Ok, è tutto. Per chi volesse inoltrarsi questa storia, sappiate che ne vale la pena. Ciao a tutti, buona giornata.